Benissimo, parleremo del Giappone tra un attimo, ma prima di lasciare l'Europa, lei aveva previsto il default della Grecia e i problemi che l'economia avrebbe avuto. Pensa che la Germania possa effettivamente sostenere l'Italia e la Grecia? La Germania risolverà i problemi dell'Europa? L'unico modo per risolvere, tra virgolette, i problemi dell'Europa è fare una massiccia ristrutturazione del debito, quindi sono le svalutazioni. Una battuta che gira adesso da noi in ufficio, e non so se il programma consenta l'umorismo, comunque è che per capire quanto è incasinata l'Europa basta guardare al fatto che c'è un Papa tedesco e un governatore della Banca Centrale italiano. Oggi ci troviamo in uno scenario in cui il debito, e la cosa importante da capire è questa, globalmente negli ultimi 9 anni, il debito è cresciuto da 80.000 miliardi di dollari a 210.000 miliardi di dollari. Quindi il mercato globale del debito è cresciuto del 12% all'anno negli ultimi 9 anni, mentre il PIL globale è cresciuto solo del 4%. Quindi ci troviamo in uno scenario in cui i PIGS, cioè il Portogallo, l'Italia, l'Irlanda, l'Islanda, la Spagna e la Grecia, tutti navigano nella eurozona dell'insolvenza, e quando si naviga nell'acqua dell'insolvenza non c'è soluzione, l'unica soluzione è semplicemente pagare i conti. Allora cosa dovrà succedere? Secondo noi i debiti dovranno essere svalutati. Sì, ma se si toglie la sovranità, se la Grecia, se l'eurozona diventa veramente un singolo paese e la Germania sostiene i vicini del sud Europa, non si risolvono i problemi grazie alla capacità di generazione degli utili della Germania? Oh, oddio, quello che sta dicendo è questo. Allora, in primo luogo, la Germania ha ristrutturato il proprio debito, è infatti andata in fallimento 2 volte negli ultimi 100 anni, e la Germania ha un debito dell'81% rispetto al PIL oggi, non ha ancora ricapitalizzato le banche, soltanto gli USA e il Regno Unito hanno ricapitalizzato le proprie banche, nel resto dell'Europa non c'è stata alcuna ricapitalizzazione, le banche europee hanno un leverage 3 volte superiore a quello delle banche americane oggi. Quindi se pensa a quello che mi hai appena detto, essenzialmente stai dicendo che la Germania dovrebbe essere responsabile in solido con gli idioti spendaccioni dell'Europa del Sud. E questo risolverebbe il problema? Allora, supponiamo che effettivamente la Germania emetta gli Eurobond. Allora, innanzitutto la Costituzione, il Tribunale Costituzionale tedesco ha già detto che questo non è possibile. Ma supponiamo che superino questo ostacolo e che effettivamente emettano gli Eurobond. Che cosa farebbe questo per i membri spendaccioni dell'Europa? Grecia inclusa, perché a questo punto la Grecia direbbe benissimo, siamo tutti dentro, voi ci prestate ancora dei soldi, noi abbiamo un grosso problema di debito, voi ci prestate i soldi, quindi noi possiamo indebitarci ancora di più a un costo più contenuto. E poi a quel punto la Grecia continua a spendere, si rivolge di nuovo alla Germania e dice: Germania, ho bisogno di altri soldi. E la Germania dirà: no, adesso noi ti imponiamo una vera austerità. E allora a quel punto la Grecia dirà: ah, vabbè, allora noi andiamo in fallimento. Ogni singola volta, da ora in poi, la Germania si troverà esattamente nella stessa situazione di oggi, è quello che noi in Texas chiamiamo lo stallo messicano, in poche parole non c'è nessuno che ne emerge come un vincitore. I membri spendaccioni dell'Europa si rivolgeranno sempre comunque alla Germania ogni volta che questo tipo di scenario si ripresenterà. Quindi io non sono d'accordo, io non credo che la Germania ci si butterà a capofitto, perché nel lungo termine questo non andrà a vantaggio della Germania. E per farti capire, fammi fare una domanda: con quanti dei tuoi parenti tu saresti disposta ad essere responsabile in solido? Ah, quindi questa è la posizione che tu prevedi per la Germania, perché il cancelliere Angela Merkel ha detto che la Germania ha soltanto un obiettivo, quello di creare una stabilizzazione dell'eurozona nella sua forma attuale per renderla più competitiva e per accorpare i bilanci. Beh, sì, l'Unione Europea non funzionerà a meno che non abbia un'autorità fiscale centralizzata, e ogni membro dell'UME 17 ceda la propria sovranità fiscale all'UME, cioè all'Unione Monetaria Europea, e questo è un enorme impegno. Anch'io ho l'obiettivo di ottenere la pace mondiale nell'attuale situazione, ma purtroppo non posso realizzare il mio obiettivo perché ci sono così tanti
determinati fattori che mi impediscono di arrivarci. Cioè, voglio dire, capisco benissimo la retorica, e se io fossi un politico direi la stessa cosa. I politici e i legislatori dicono esattamente queste cose in pubblico, però in realtà i mercati ci stanno già dicendo che questo non accadrà. Giappone, abbiamo già parlato del Giappone, che lei vede come il prossimo grande tonfo, il prossimo grande crollo. Beh sì, se semplicemente si analizza il Giappone si vede che ci sono alcune cose indiscutibili. Il Giappone ha il peggior problema di bilancio e di debito sovrano del mondo, questo è un fatto, i fatti sono fatti, e la cosa ancora più importante è questa: perché uno schema come quello di Madoff negli Stati Uniti fallisce? A Bernie serviva soltanto una cosa per continuare a lavorare, che ci fossero più entrate che uscite dallo schema. Il motivo per cui a un certo punto il tutto è saltato è perché c'erano più persone che disinvestivano di quante ne investissero. Il Giappone, che è la società più xenofobica del mondo occidentale, ha un calo demografico inesorabile. Hanno perso 3,5 milioni di abitanti negli ultimi 4 anni e ne perderanno 27 milioni nei prossimi 40 anni a causa proprio dei fattori demografici, che sono i peggiori del mondo occidentale. Sì, vero, però le famiglie giapponesi stanno sedute su risparmi pari a 15 mila miliardi di dollari, e il paese ha una riserva valutaria superiore a 1.000 miliardi di dollari, la seconda soltanto dopo la Cina. Questo pubblico che lei descrive come xenofobico ama molto i buoni del proprio tesoro, e ci sono segni recenti di una crescita dell'economia, di un'economia forte. Ok, allora analizziamo tutte le cose che lei ha appena detto. Allora, in primo luogo, i patrimoni privati del pubblico giapponese sono più vicini a 13.200 miliardi di dollari che non a 15.000. Questa è la prima volta nella storia che il debito sovrano del paese ha superato i patrimoni privati. Prima questione. Seconda questione: il Giappone ha entrate, quando guardiamo alle entrate del governo e alle spese per interesse. Prendiamo un attimo la questione italiana per capire. L'Italia era un membro sacrosanto e un pilastro della comunità europea fino a 6 mesi fa. Poi, quando i BTP a 10 anni sono andati dal 5 al 6%, sono passati da perfettamente stabili a piena crisi nella distanza di 100 punti base. Allora, il Giappone spende il 50% del gettito fiscale per il servizio del debito, di cui la metà sono interessi. Quindi, se si muovono i tassi di interesse del Giappone anche solo di 200 punti base, ovvero 2%, il servizio del debito supererà le entrate. Allora, pensiamo alla sua storia personale. Lei è qui e si è fatto un nome come una persona che ha guadagnato un sacco di soldi scommettendo contro i governi, ed è il motivo per cui viene invitato a programmi come questo. E lei può dire: io sto scommettendo contro la Francia e il Giappone. Il Giappone andrà in malora, ragazzi. Non c'è il pericolo che questa sia una profezia che si autorealizzi in un certo senso, che lei in qualche modo incoraggi qualche cosa che magari è nel suo interesse, ma non in quello di interi paesi? Beh, tanto per cominciare, nulla di tutto ciò è nel mio interesse. Tutto ciò accadrà con o senza di me. Io sono un prudente gestore fiduciario e gestisco i quattrini di aziende e persone negli Stati Uniti e anche nel resto del mondo che si fida di me per un solo motivo, che perché io cerco di non perdere denaro, e quando io investo in tutto il mondo e copro con posizioni asimmetriche. E ancora una volta, so che è bello dire in televisione che qui c'è qualcuno che guadagna dai crolli altrui o dai problemi altrui, ma nel mercato dei mutui, per esempio, le uniche persone sulle quali ho guadagnato erano i gestori di CDO sintetici. Lo scenario si sarebbe realizzato con o senza di me comunque? Beh, questa è un'ottima domanda. Sì, ma queste coperture, questi hedge di cui lei parla, supponiamo che lei compri un CDS, un credit default swap, è come fare un'assicurazione, giusto? Ma io non lo farei in Giappone, solo in Europa. Ok, ma guardiamo quello che lei ha fatto in Europa, perché anche in Europa i politici si sono seccati non poco per certe pratiche di mercato, per quello che veniva chiamato la vendita allo scoperto nuda e cruda. Allora, il CDS è come prendere un'assicurazione su qualche cosa che uno non possiede. Allora, se l'assicurazione serve a proteggere un investitore, perché
qualcuno che non possiede il bene sottostante dovrebbe farsi un'assicurazione su questo bene. Allora, in Europa ci sono mercati di opzioni quotate sugli indici e sulle azioni. Ci sono, vero? Beh, ma perché mi fai questa domanda? Oh, perché i mercati quotati delle opzioni ti consentono di comprare opzioni su titoli e su indici azionari che uno non possiede. Ed è una pratica che esiste sul mercato da decenni. Lei sta alludendo al fatto che sul fronte del debito c'è un tipo di mercato con pratiche oscure che sono diverse da quelle che vengono fatte sul mercato dell'azionario, dell'equito. Bene, se allora noi compriamo per esempio un'opzione put sui titoli della banca Barclays, noi non possediamo la banca Barclays titoli, ma possiamo venderli, e queste opzioni esistono da 40 e più anni. Ok, però uno non può comprarsi una assicurazione sulla casa di qualcun altro. Lo scopo dell'assicurazione è la protezione, il motivo per cui le persone si seccano così tanto a fronte delle vostre pratiche è perché si dice che voi abbiate esacerbato sia i crolli di mercato che la volatilità. Esaminiamo questa affermazione. Sento la sua ostilità, per cui è molto importante capire una cosa. Guardiamo alla Grecia. La Grecia ha 500 miliardi di dollari di debito a bilancio, 380 miliardi di euro. Se andiamo sul website di TCC, se capiamo il mercato dei CDS, la posizione netta dei CDS oggi in Grecia è di 7 miliardi di dollari, 500 miliardi di contanti di cash e 7 miliardi di CDS. E indovinate un po' chi possiede più della metà dei 7 miliardi? Sono le banche greche che le possiedono. Quindi quando la Merkel, Sarkozy e la Lagarde, quando era ancora ministro delle finanze francese, se vi ricordate, all'inizio del processo nel 2010, sono andati su un sentiero di guerra contro i CDS, poi all'improvviso si sono fermati quando hanno capito che la maggior parte dei detentori dei CDS non sono altro che delle banche, degli hedger in buona fede, che semplicemente erano banche greche che possedevano i CDS greci. E essenzialmente quello che ho da dire in merito è che non si può odiare lo specchio perché si è brutti. I CDS sono semplicemente un barometro della salute relativa del mercato. Ok, ritorniamo allora a quello che lei ha detto a sua madre. Si dice che quando sua madre le ha chiesto dove investire, lei abbia risposto in oro e armi. Perché oro e armi? Beh, come si sa, è un eufemismo. Se i governi mondiali, prendiamo il bilancio della Federal Reserve, che attualmente è di 3.000 miliardi di dollari, abbiamo creato 3.000 miliardi di dollari dal nulla. Prima della crisi avevamo soltanto 1.800 miliardi di dollari di base monetaria M1, avevamo soltanto un miliardo di dollari nel sistema del mercato azionario bancario americano. Ora abbiamo 14.500 miliardi di asset e 1.000 miliardi di equity, quindi abbiamo creato 3.000 miliardi dal nulla, e il bilancio della BCE 3.000 miliardi, quindi attraverso sempre dei contratti pronto contro termini. Quindi possiamo dire che tra l'Europa e gli Stati Uniti sono stati creati 6.000 miliardi di dollari dal nulla. Allora perché oggi uno vorrebbe detenere denaro cartaceo? Bene, ma abbiamo solo pochi minuti, quindi vorrei spiegare il motivo del suo consiglio. E questo è il motivo per cui lei vorrebbe avere lingotti d'oro in un cavò? Beh, comprare dell'oro è come comprare un'opzione put contro l'idiozia del ciclo politico. Bene, e l'altra parte del consiglio? Le armi? Le armi sono dovute al fatto che teme una rivolta sociale a causa di tutto ciò che è accaduto e che sta accadendo? Beh, se guardiamo alla storia, quando i livelli aggregati di debito nei vari paesi arrivano a certo livello, e tra l'altro quello di oggi è il maggior livello di debito di tempo di pace nella storia del mondo, quindi tipicamente quando i paesi arrivano a un certo livello di deficit è perché sono andati in guerra per arrivare ai livelli che abbiamo oggi. E cosa succede? Alla fine della guerra al vincitore vanno le spoglie e al perdente rimane il default, fallimento. Oggi allora cosa succede? Se noi abbiamo ragione, se effettivamente questa ristrutturazione globale sovrana accadrà, ci saranno delle rotture, delle lacerazioni nel tessuto sociale del mondo, cosa che già vediamo accadere un po' ovunque, e quindi il mondo sarà un posto un po' più pericoloso per i prossimi anni. Non sarà la fine del mondo, ma sicuramente ci sarà una minor coesione sociale. Si dice che lei abbia comprato un grande fortino in Texas, dove
dove ha stivato probabilmente tutte le sue armi. Ha fatto ciò perché ha paura che appunto succederà questo socialmente? Ma no, questa è veramente un'iperbole. Io ho comprato una quota in un fortino texano, che poi non è neanche un forte, bensì un ranch. Tutti quanti in Texas nel weekend vanno nei ranch. E io sostengo le truppe sia USA che NATO quando appunto vengono feriti i soldati. Io spendo i miei investimenti filantropici sostenendo appunto coloro che hanno rischiato la propria vita per i nostri paesi. Quindi queste storie sono un po' strane, insomma. Ma una delle cose che uno dei suggerimenti che sembra che lei abbia dato è che noi stiamo affrontando tutte queste difficoltà perché è una punizione per gli sprechi passati. È vero? Sì, è vero. Bisogna rendersi conto che il capitalismo senza la bancarotta sarebbe come il cattolicesimo senza l'inferno. Bisogna avere una punizione, un tormento per il livello ridicolo di spesa che c'è stato sia negli USA che in Europa. Quando c'è un deficit fiscale del 10% non sembra tanto, ma quando il gettito del governo è il 16% del PIL, si sta spendendo praticamente quasi il doppio di quanto si guadagna. E quindi l'idiozia della spesa del mondo di oggi, bene o male, la dovremo pagare. Carl Barth, grazie mille per l'intervista.